grazie per essere venuti. La prima cosa che mi viene da notare è che questo spazio è diventato insufficiente, per cui la prima promessa, e chi ha orecchie per intendere intenda, è che l'anno prossimo lo portiamo in pari e ci prendiamo tutta l'area, perché altrimenti vuol dire che non ci stiamo. Questo qui è il secondo anno del Natale in Viale Verdi ed è la dimostrazione che con poco, con molto poco, cioè basta un po' di buona volontà, uno spazio che normalmente viene utilizzato per altri scopi, come dico io, meno nobili durante tutto l'anno, può diventare un luogo di aggregazione. Quindi grazie per essere venuti, grazie alla diva della banda sociale, Babbo Natale che tutti gli anni ci fa il piacere della sua presenza, grazie alle associazioni che ci hanno sostenuto, che chi ci presta la casetta, chi ad un prezzo modico ci dà l'albero, all'amministrazione che ci patrocina sempre l'evento e che quindi ci fornisce oltre all'area anche l'illuminazione, fra poco vedrete che bello quest'anno l'albero, e quindi, ma soprattutto grazie a tutti i bambini che sono venuti, perché questa qui è la loro festa, non è la festa del Comitato Viale Verdi o degli adulti, è la festa dei bambini. In Viale Verdi fare spuntare un altissimo albero di Natale, carico di bambole d'ogni qualità, che chiudono gli occhi e chiamano papà. Camminano da sole, ballano i rock and roll e fanno le capriole. Chi le vuole le prende, gratis si intende. In piazza Prinetti faccio crescere l'albero dei dolci e dolcetti. In via Manzoni un albero con pandori e panettoni. Non lo farò in chinello, lo farò nella mente, con 100.000 rami e 1 miliardo di lampadine e tutti i doni che non stanno nelle vetrine. Un raggio di sole per il passero che treme, un ciuffo di viole per il prato gelato, un aumento di pensione per il vecchio pensionato. E poi giochi, giocattoli, balocchi. Quanti ne puoi contare a spalancare gli occhi? Spazio adesso ci sta stretti, per cui l'anno prossimo lo riempiamo. No, non buttiamo giù le case, no, assolutamente, le costruiamo. No, mettiamo in pari e ci date tutta l'area. Quindi adesso abbiamo aspettato che venisse anche il nostro sindaco, che ci fa sempre piacere avere qui. Veramente, ripeto, è la persona che tiene e che sta spingendo per fare qualcosa finalmente di concreto. Quindi adesso siamo arrivati al punto che si sta facendo il progetto di fattibilità e si farà il progetto definitivo ed esecutivo, e poi alla fine vedremo, in un qualche modo troveremo anche i mezzi per farlo. In una consigliatura si può fare la riqualificazione di Viale Verdi e poi ci troveremo assieme in un posto sicuramente più bello. Quindi, se vuoi dire due parole. Ma ha già detto tutto il sindaco di Viale Verdi ormai, quindi c'è poco da dire. No, comunque davvero una bella tradizione e mi auguro che prosegua col tempo, perché mi pare che la premessa per poter andare avanti è davvero, noi pensiamo che per l'estate dovremmo acquisire il progetto definitivo esecutivo, cioè il progetto vero, per poi dar corso e le consigliature si avvicendano, comunque cominciamo a fare quello che possiamo, fare degli atti concreti. Sette, sei, cinque, quattro.